Cari amici e care amiche di Vertec Giardini, oggi voglio parlarti di un prodotto che diventerà secondo me un mai più senza, quindi un must. Devi assolutamente averlo se hai un giardino o un terrazzo. Perché? Perché ti risolverà tanti problemi, visto che una delle cose più difficili sia da capire sia da applicare è la concimazione. Questo prodotto ti aiuterà a mantenere il tuo prato, i tuoi alberi, i tuoi arbusti in perfetta forma e salute. Di cosa sto parlando lo scoprirai a brevissimo in questo video, ma prima iscrizione al nostro canale YouTube di Vertec Giardini, campanellina e iscrizione, mi raccomando, partiamo subito. A brevissimo ti farò vedere il prodotto, ma prima di farti vedere il prodotto voglio cercare di farti capire a cosa serve. In questa aiuolina qua sono dei Pitosporum Tobiri Anani, quindi dei pitosfori che rimangono bassi, tappezzanti. Provo a alzarmi così ti rendi conto, eccoli qua. Questi qua sono tutti nuovi germogli e sono abbastanza freschi. Noi purtroppo qui in Emilia Romagna abbiamo, aspetta che giro la telecamera così mi vedi, abbiamo un'acqua molto calcarea, molto, molto dura, quindi col tempo, con l'irrigazione, con l'accumularsi del calcare, il terreno diventa appunto poco acido, quindi si basifica. E come diretta conseguenza a questo calcare, le foglie delle piante fanno fatica a inverdirsi, quindi praticamente soffrono, diventano, passami il termine, diventano malate di clorosi ferrica, quindi diventano di un verde giallognolo poco, poco acceso, poco intenso. Quindi per prevenire questa cosa qua o per curarla ci sono dei prodotti specifici a base di ferro che servono appunto a rinverdire. Il ferro è, oltre un ottimo prodotto per eliminare il muschio nel prato, un rinverdente, quindi serve a ridare colore alle foglie. Adesso ti rigiro la telecamera così ti rendi conto. Qua vedi due colori. Questa qua è una foglia che tutto sommato va anche bene. Se ci spostiamo, proviamo ad andare a prendere, eccola qua, vediamo già delle foglie con un inizio di clorosi ferrica. Vedi che iniziano proprio a perdere vigore e a diventare di un giallino. Qua non è ancora molto evidenziato perché è già stato eseguito un trattamento quest'estate. Adesso faremo un altro trattamento con questo prodotto qua. Di cosa stiamo parlando? Di un gioiellino. Lui è un fertirrigatore manuale, praticamente è un sistema Venturi, quindi qua è un serbatoio dove un appoggio così riesco a indicarti, dove all'interno viene inserito il nostro prodotto, viene attaccato semplicemente a una canna e in questo modo, schiacciando la pistola, vai a sia irrigare che concimare. L'irrigazione magari non ti interessa molto perché è già un impianto automatico, però vai a fare una duplice funzione. E perché funziona molto bene? Perché i prodotti che ti farò vedere adesso, ti farò vedere anche come funziona, sono tutti prodotti idrosolubili e liquidi, quindi a contatto con l'acqua praticamente si disciolgono e vengono assorbiti dalle radici. Uno degli errori che vedo più spesso è utilizzare dei prodotti liquidi che devono essere assorbiti dalle radici utilizzando poca acqua. Cosa succede in questo caso? Semplicemente non vengono sfruttati e utilizzati nel modo corretto, perché per esempio il ferro, che adesso ti farò vedere, è un prodotto fotosensibile, quindi a contatto con la luce, con il sole, si deteriora e non viene assorbito. E con questo sistema qua, fertirrigando in abbondanza, vai a imbibire le radici e lo fai assorbire nel modo corretto, quindi duplice funzione di concimazione fatta nel modo corretto. Quindi scopriamo come funziona questo fertirrigatore. Te l'ho aperto, allora dotato di un barattolino, la pistola e una cannetta che serve ad aspirare. Praticamente funziona in depressione. Quando passa l'acqua attraverso la canna, questa cannuccia qua, che è all'interno del serbatoio, andrà ad aspirare la, vedi qua c'è ancora rimasto qualcosina, andrà a aspirare la soluzione che andiamo a fare. In questo caso lo utilizzeremo con i tre prodotti, quindi il pratosano, il rinverdente e il riparaprato. Entrambi, tutti e tre, li puoi utilizzare sia sul prato che sugli arbusti. Adesso ti farò vedere come si utilizzano. Ti lascerò anche, se vuoi acquistare questo prodotto, il link in descrizione e anche per i prodotti da aggiungere all'interno. Quindi ti faccio vedere come si prepara la
la miscela, ma è molto molto semplice. La stessa cosa in teoria la puoi fare con l'innaffiatoio, ho fatto già un altro video, ti lascio il, te lo linko così lo puoi andare a vedere. Molto semplicemente andiamo a inserire i nostri prodotti, adesso faccio fatica perché sono con una mano, andiamo a inserire i nostri prodotti all'interno del serbatoio. Non ti preoccupare delle quantità, nel senso che ci prenderai poi l'occhio e la misura. Non succede niente se esageri, ecco, perché sono tutti prodotti biologici. Mi raccomando, il ferro macchia, quindi attenzione alle pavimentazioni. E andiamo a inserire anche un po' di riparaprato, che sono semplicemente delle alghe, le puoi utilizzare, vanno benissimo anche per le aiuole e gli arbusti. Quindi andiamo a dare un po' di sostanza organica al terreno, che male non fa. A questo punto andiamo a avvitare la pistola. Ti faccio vedere anche una piccola curiosità: da qua esce l'acqua e nella parte anteriore hai la possibilità di settare il dosaggio. Qua c'è una percentuale, qui ci sono dei numeri, ok, 2 02 05 1 2. Ecco, io adesso la andrò a mettere a 2. Praticamente all'interno c'è un foro che corrisponde al 2% di prodotto erogato all'interno del serbatoio. Quindi qua scorre l'acqua e vai a fare la tua percentuale di diluizione, anzi la va a fare in automatico lui, adesso se riesco. Eccolo qua, è molto semplice. Io con una mano purtroppo ho fatto un po' di fatica, però come puoi notare è anche molto comodo da utilizzare. E semplicemente a questo punto non ti resta che premere la pistola e lui sta già in questo momento risucchiando il mix di concime che abbiamo fatto. Cosa importante, stai abbondante con l'acqua, quindi andremo a fare sia una parte di concimazione in automatico fogliare che verrà assorbita dalle foglie, sia radicale, che è quella che ci interessa di più. Se eseguita con regolarità e costanza, questa qua è veramente una chicca, perché permette alle piante di rimanere in perfetta forma. Qui noi abbiamo una pacciamatura con un telo pacciamante, una concimazione granulare risulterebbe difficile per la pianta da assorbire. Quindi così facendo praticamente stiamo dando una biodisponibilità immediata alle radici e alle foglie. Come hai visto è molto molto semplice. Adesso ti faccio vedere anche come poterla utilizzare per il prato. Molto semplicemente data in modo più uniforme possibile. Ecco, sul prato devi stare attento all'uniformità. Se sugli arbusti non ci sono problemi, con il prato devi stare attento, devi cercare di distribuirlo in modo uniforme, magari puoi abbassare leggermente le percentuali per evitare di fare dei danni, perché il rischio qua è il sovradosaggio, e quindi avrai una zona magari più performante e una zona un po' meno performante. Però è molto molto semplice, il concetto è quello di farti irrigare. Quindi spero che rigiro la telecamera per salutarti. Spero che questo video ti possa essere stato d'aiuto e ti ricordo che sono Andrea Lombardi, sono il titolare di Vertec Giardini, noi progettiamo e costruiamo giardini, sono appassionato di queste cose qua, quindi di innovazione, di strumenti che permettono di semplificare il lavoro, il duro lavoro che c'è da fare in giardino. Non è un lavoro semplice, è un lavoro dove bisogna studiare, dove bisogna prepararsi. E non ci si può improvvisare, quindi affidati sempre a dei professionisti che ti sappiano consigliare al meglio e che ti sappiano guidare per cercare di trovare sempre delle soluzioni per migliorare il tuo giardino. Quindi iscrizione al nostro canale YouTube di Vertec Giardini, e puoi andare a vedere anche il nostro sito, i lavori che facciamo. Se hai bisogno di una consulenza per una progettazione o una realizzazione del giardino, vertecgiardini.com. Ciao, al prossimo video.